Questa è una frase di uno studente che ho avuto qualche mese fa in coaching. Nella chiamata conoscitiva che faccio sempre prima di prendere qualcuno con me, chiedo un po' di informazioni. Ragazzo di 32 anni, uscito da una storia di 10, praticamente una vita intera con la ragazza, che oggi quindi si trova in un mondo diverso nelle relazioni, nelle conoscenze, rispetto a quando si era fidanzato. E come dargli torto? Quindi rimane single per circa un anno, non batte chiodo, non riesce a conoscere nessuna e decide di migliorarsi seriamente. Perché? Apro una parentesi. Perché non ha risultati? Perché ha installato dentro di sé solo ed esclusivamente file e un unico modo di fare. Quello bravo, dolce, tenero, coccoloso e bla bla bla. Fine. Ora puoi ascoltare il classico commento magari di una ragazza, di una donna, che non è per niente obiettiva e quindi il... non è vero, io pagherei oro per avere un bravo ragazzo. O ascolti Play Lover. Perché sei così dolce con me? Sembra assurdo, ma questa è una frase che una ragazza, che era fidanzata con un nostro ex studente, gli disse nonostante lei in quel periodo tentasse in tutti i modi, leciti e non, di provocarlo. Lui, bravo ragazzo, era sempre bravo e di rimando questa impazziva, ma non in positivo. Perché sei così dolce con me? Cioè, per la serie, che cosa ho fatto di male? La verità sta proprio dietro queste parole, amici miei, e non lo diciamo noi. Se scavate nelle vostre esperienze, noterete come tutte, anche tutti gli uomini, dico tutte le ragazze con la quale avete fatto i bravi ragazzi, dolci e coccolosi sempre, si siano stizzite, stufate, inacidite, indispettite. Ho testato recentemente questa cosa. Servile all'inverosimile con una ragazza. Bravo ragazzo, disponibile. Bravo ragazzo, gentile e tranquillo. Risultato? Questa ha preso il sopravvento, dandomi 2-3 risposte alla Megan Fox. E, con tutto rispetto, non era Megan Fox. Era una ragazza normalissima. E poi ha annullato il match. La verità che nessuno vi vuole dire è che se sei un bravo ragazzo e hai solo questa vena e modo di fare, perdi sempre. 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 Il bravo ragazzo stufa. Ed è un atteggiamento fatto sempre che ti fa perdere valore. Un uomo che sa cosa vuole, sa farsi valere con educazione, sa bacchettarla come lei fa con lui e sa essere anche un bravo ragazzo, è quello che vince tutto. Se vuoi capire, capisci. Altrimenti prendi una bella manciata di sì e sorrisoni, continui a fare il bravo ragazzo e continui a non combinare mai nulla.